Ciao ragazzi, bentornati qui Big Ticket. Oggi un nuovo video in cui voglio parlarvi delle domande ricorrenti sulla mia carriera, quelle che praticamente troviamo in ogni mio video e voglio cercare di rispondere una volta per tutte a queste domande che davvero si ripetono ultimamente, forse anche troppo spesso, nei commenti ai video, in privato, quindi su Instagram, su Facebook. Cercherò di fare chiarezza soprattutto per i nuovi utenti, coloro che hanno scaricato il gioco gratuitamente su PlayStation, oppure chi è appunto nuovo su questo videogioco. Dunque ragazzi, prima di tutto eccomi qui, sono sulla mia pagina, sul mio canale YouTube e voglio magari dirvi una cosa che alcuni di voi sapranno, però per alcuni è una novità. Spesso trovo delle domande sui miei video, potresti fare una build così, mi consigli una build del genere, quali cartellini hai sul tuo giocatore, tutte queste cose qui. Allora, prima cosa che dovete capire è che io ho diviso tutti i miei video, che sono tanti, adesso vedremo quanti sono. Ho diviso tutti i miei video in playlist, quindi se voi andate su playlist avrete tutta la mia organizzazione di video, quindi gameplay, che sono il numero di video maggiore, 74 al momento, in cui ci sono i gameplay del parco divisi in varie tipologie, poi perché chiaramente è una maxi categoria in cui ho messo tutti quei video in cui poi si parla anche di cartellini, di queste robe qui. Poi tutorial build, quindi se voi cercate una build, volete vedere tutte le build che ho fatto, le migliori, qualsiasi cosa relativa alle build, c'è questa playlist, 16 video in cui parlo soltanto delle build, di come farle. Quindi prima magari di chiedermi, hai fatto l'ala rimbalzista, come posso fare il play penetrante bivalente? Andate qui, tutorial build, ci premete sopra e qui guardate che avete sulla destra tutti i tutorial che ho fatto. Dovrebbe esserci anche la classifica, la top 5. Tutte quante, quindi tutto organizzato per bene. Qui vi vedete le build che volete e siete a posto. Torniamo indietro alle playlist. Abbiamo, vediamo qui come va male. Questo è Microsoft Edge, no? Non sono entrato con il mio solito browser, ma questo va malissimo, ragazzi. Non voglio screditare, però clamoroso. Allora, consigli sul gameplay e schemi di gioco. Qui ci ho messo tutte quelle robe sugli schemi, sui freelance, tutte quelle cose anche per il 5 contro 5. Quindi, mi raccomando, se voi cercate degli schemi, money play, robe del genere, andate su questa playlist qui, trovate tutto quello che volete. Top Plays, la rubrica delle migliori giocate degli iscritti, la mia lega online, in cui ci sono i video, chiaramente, come dice il titolo della playlist della mia lega online, e infine il My Team. Quindi, per dire, tutto organizzato, non è che dovete perdere tempo a cercare. Tante volte basta andare nella playlist giusta e trovate il video che volete. Ma ora parliamo appunto dei temi ricorrenti. La domanda in assoluto che mi chiedete più spesso è come mettere la percentuale di tiro sotto il nome del mio giocatore e dei compagni di squadra. Allora io vi dico, a parte rispondere sempre perché comunque lo faccio e il canale è nato anche per questo, per aiutare, ma vi faccio vedere: se io su YouTube, che è praticamente il secondo motore di ricerca al mondo dopo Google, io scrivo big ticket percentuali, eccolo qui, guardate il primo video, analizziamo generale in campo come vedere le percentuali di realizzazione in game. Questo per dirvi, ragazzi, a volte è più veloce andare a fare una piccola ricerca su YouTube. Naturalmente ci scrivete The Big Ticket davanti e poi quello che volete cercare e vi trova il mio video. State sicuri che sarà così.
Stesso discorso, magari volete cercare i cartellini che utilizzo su una build, big ticket, cartellini oppure cartellini in penetrazione, qualsiasi cosa. Allora, come arrivare velocemente a 99 e maxare i cartellini? Perfetto. Gioco con tutti i cartellini, questo è un esperimento che ho fatto con tutti i bronzi, tutti i miei cartellini, eccolo qui, terzo video in cui vi metto tutti i cartellini del mio finalizzatore facilitante, poi c'è anche una build, è chiaro, ci sono vari video. Oppure, non so, volete sapere il mio jump shot preferito? Big ticket jump shot. Cerchiamo e abbiamo tutte le varie classifiche che ho fatto, i jump shot più veloci, il miglior jump shot che ho fatto 5 mesi fa, poi c'è il nuovo jump shot un mese fa, miglior jump shot che è quello di Trey Burke 3 settimane fa, la classifica dei jump shot con percentuali più alte, il miglior jump shot per i lunghi, consigli su come trovare i jump shot migliori, 5 jump shot più veloci, insomma ragazzi. Questo per dirvi che vi basta usare la barra di ricerca, scrivete big ticket, quello che volete sapere e nel 90%, forse 80% dei casi avete risolto il vostro problema senza dover aspettare magari un giorno che io vi risponda al messaggio. Quindi dopo questa premessa voglio passare appunto alle domande che mi fate più spesso. La prima, ormai ve l'ho svelata, potete anche andare a vedere il video, per avere le percentuali sotto i giocatori ci vuole il cartellino generale in campo a livello Hall of Fame, quindi un cartellino di regia. Se non avete una torta in cui la maggior parte o comunque la metà della torta è regia, non potete avere l'Hall of Fame, non potete avere le percentuali. Quindi se volete saperne di più vi andate a vedere il video sulle percentuali e quindi risolvete tutti i vostri dubbi. Altra domanda ricorrente: dove si trova il mio campo per potersi allenare? Ragazzi, semplicissimo, dovete andare nel quartiere, andare tra il negozio NBA e la vostra palestra di squadra. C'è un edificio con fuori un omino che sarebbe il portiere. E voi dovete entrare lì dentro. Entrate lì, andate in ascensore e salite, selezionate il mio campo. Altra domanda ricorrente: per giocare insieme a un amico al mio campo, come si fa? Voi fate questo procedimento, andate nel vostro campo, ovviamente dovete essere online. Il vostro amico fa lo stesso identico procedimento, ma una volta che è in ascensore, aspetterà qualche secondo, gli uscirà l'opzione di unirsi all'amico, quindi di entrare nel campo dell'amico. È una modalità un po' buggata, perché a volte, almeno l'ho provato sulla mia pelle, non mi fa uscire il campo di qualche mio amico, insomma non lo fa con tutti, quindi ci vuole un po' di fortuna a non essere buggati da questo punto di vista. Terza domanda ricorrente riguardo ai boost Gatorade o comunque all'allenamento. L'allenamento dovete farlo ogni settimana. Se vincete il titolo avrete il cartellino palestrato, a meno che non abbiate simulato più di 20 partite durante la stagione. Domanda ricorrente: nel computo di queste 20 partite simulate contano le partite che simuliamo con i VC, quindi quelle dove siamo sopra di 25 punti a più di metà partita in corso? Quelle non contano, ragazzi, quelle partite sono giocate, non sono simulate, quindi altro punto da chiarire, sono partite giocate anche se simulate con BC. Altra domanda super ricorrente: perché vi resetta il jump shot dopo ogni partita? Ragazzi, l'ho detto mille volte, dovete semplicemente andare nel negozio animazioni e comprare ogni jump shot che compone il vostro tiro personalizzato. Quindi se io ad esempio ho un tiro personalizzato con base 20, rilascio 1 14, rilascio 2 Aldridge, io devo andare al negozio animazioni, comprare il 20, il 14 e Aldridge. Una volta che li ho comprati tutti e tre, il mio tiro non si resetterà più, quindi importantissimo. Domanda ricorrente sul gameplay: come si fa l'hop step? Ragazzi, l'hop step è semplicissimo,
Mentre siete in penetrazione dovete premere, dare un colpetto veloce al tasto di tiro, quindi quadrato su PlayStation, X su Xbox, levetta di movimento verso un lato, quindi o destra o sinistra in base a dove volete fare il saltello. Quando fate quella breve pressione del tiro vi farà il saltello e poi ci concatenate il tiro. Semplicissimo, questo è l'upstep. Altra domanda relativa alla conclusione: perché il mio personaggio non schiaccia? Allora ragazzi, ci possono essere più motivazioni. Primo, siete ancora bassi di livello, non avete aumentato il vostro valore schiacciata in entrata. Può anche darsi che, come avete creato la build, il vostro valore schiacciata in entrata sia troppo basso per schiacciare e quindi ancora non schiacciate. In definitiva, di solito dovete sempre aspettare di potenziare un po' il vostro giocatore per avere più elevazione, avere più schiacciate in entrata, comprare il pacchetto, qualche pacchetto di schiacciate nel negozio animazioni, e poi fondamentalmente dovete essere liberi quando schiacciate, perché spesso se siete marcati non schiaccia, vi fa il layup, e dovete avere la stamina, perché se siete stanchi verso fine partita o verso la fine di un'azione dopo molti contatti cominciate ad avere poca stamina, è molto probabile che il vostro giocatore non schiaccerà. Ancora una domanda super in voga è: quando posso sbloccare il mio rilascio personalizzato? Ragazzi, bisogna giocare circa 20 partite in carriera e fare i relativi allenamenti, quindi giocate una partita, allenamento di squadra, giocate l'altra partita, allenamento, così per una ventina di partite arriverà un momento in cui farete un evento in palestra con un allenatore personalizzato del tiro che vi darà tanti punti per il cartellino di tiro e vi permetterà di sbloccare questa possibilità del jump shot personalizzato. Quindi 20 partite più o meno, un po' di pazienza, giocate e così. Stesso discorso per gli schemi, non ricordo più o meno quante partite, ma intorno al mese di marzo, intorno all'All Star Game più o meno, vi darà la possibilità di decidere gli schemi per la vostra squadra. Ancora una domanda che mi fate spesso è se ci sono dei glitch per i VC o per salire velocemente. Ragazzi, io al momento glitch non ne conosco, ma anche se li conoscessi onestamente non porterei dei video su questi, perché il mio canale è incentrato su consigli, su divertimento, così non mi piacerebbe l'idea di portarvi dei glitch. Comunque al momento credo non ce ne siano, io non ne conosco. Per fare i VC e per salire velocemente ho fatto dei video dedicati, quindi come vi dicevo prima, barra di ricerca big ticket come arrivare velocemente a 99, big ticket come fare VC, e qui avete i metodi che io uso per fare queste due cose. Un'altra cosa che mi chiedete spesso è: perché togliere l'indicatore di tiro? Ve l'ho detto molte volte, ve lo ripeto, perché avete più possibilità di far verde. Nel senso, senza indicatore di tiro, che si toglie da impostazioni controller, indicatore di tiro mettete su no, avete il 5% di possibilità in più di fare verde, però avete un malus su tutti i bianchi. Questo vuol dire che se non fate verde il vostro tiro uscirà più spesso rispetto a se tirate con l'indicatore. Quindi bisogna capire se a voi conviene, se siete dei giocatori che puntano a fare tanti verdi, come sono io, come sono molti, quasi tutti ormai, come sono i pro player. Chiunque punti a fare tanti verdi deve toglierlo, c'è poco da fare. Quando toglierlo? Quando avete la build praticamente maxata, perché prima avrete molte difficoltà o almeno maxati tutti i cartellini di tiro e i valori di tiro. Dunque, queste erano le domande ricorrenti. Io spero finalmente di aver fatto chiarezza. Rimane il discorso principale di: quando avete un dubbio andate sulla barra di ricerca, cercate le parole chiavi e vi faccio vedere che troverete il mio video. Ah, mi dimenticavo, un'altra domanda super ricorrente che forse non riuscirete a trovare con la ricerca perché il video si chiamava in un modo particolare,
È come cambiare telecamera al parco. Semplicemente mentre siete in partita, freccia direzionale destra, quando la partita è iniziata, mentre state giocando, freccia direzionale destra, sullo schermo vi viene il modo per cambiare visuale, quindi con i grilletti su Xbox, con L2 R2 su PlayStation, e cambiate la vostra visuale, mettete la 2K, quella che vi piace di più. Insomma, io uso la 2K come penso l'80% dei giocatori. E già che ci sono, mi dimenticavo l'ultima e poi la chiudiamo. Come chiamare gli schemi? Questa devo dire, io rispondo spesso a questa domanda, però a volte mi chiedo: perché non guardate lo schermo? Nel senso, a me fa piacere aiutarvi. Però, come chiamare gli schemi? Una volta che voi premete L1 su PlayStation, LB su Xbox, avete il menu. Poi dopo dovete premere RB. Ma non è una cosa che ci vuole uno scienziato. Nel senso, è scritto sullo schermo. RB su PlayStation, su Xbox, R1 su PlayStation, c'è scritto sullo schermo chiama schema per posizione, mi sembra una cosa del genere. Premete quello, vi si aprono tutte le icone sopra ogni giocatore, quindi sopra tutte le teste, di solito è X per il playmaker, quadrato per l'ala piccola, cerchio per la guardia e così via. Premete quell'icona e vi si apre un altro menu con tutti gli schemi. Però voglio dire, sono tutte cose che voi trovate sullo schermo, non è che ci vuole uno scienziato o comunque big ticket. A volte dovete semplicemente magari aprire gli occhi, avere quella voglia di scoprirlo anche da soli. La maggior parte delle cose sono sullo schermo, ragazzi. Quando si tratta di schemi, di trovare i menu, trovate tutto sullo schermo, impostazioni, cioè dovete soltanto a volte andare in giro così a cercare quello che vi interessa. Comunque, a parte questo, spero di aver approfondito tutte le domande in questione. Spero che non vi abbia dato fastidio il temporale che c'è in questo momento. Come vedete lì dietro la finestra, vedete un bel po' di pioggia e adesso anche un tuono. E niente, spero che questo video vi sia tornato utile, vi sia piaciuto. Spero di avere meno domande di questo genere, nel senso, so che molti video sui quali ho affrontato, nei quali ho affrontato questi temi sono vecchi e magari molti di voi non li ritrovavano. Comunque, ragazzi, Big Ticket conta quasi 110 video, forse anche di più, no, non ricordo, però sicuramente più di 100. Questi 100 video c'è tutto o quasi tutto quello che potete voler sapere di questo gioco. Quindi vi basta cercare o con la barra di ricerca o andare nei miei video, scorrerli, trovate tutto quello che volete. Io ancora vi ringrazio per aver visto questo video che si aggiunge ai video che cercano di darvi dei consigli. E niente, ci vediamo al prossimo video e peace!